don't you mess with a little girl's dream. Cause she's lovin' a boy like me. Surprised you to find that I'm nothing. Your puppet you find in tears. You thought I'd be crawling the walls like a tiny mosquito and trembling in fear. Well, you may be king for the moment, but I am a queen under sin. And I got your thorns and your bishops and castles all inside the palm of my hand. Salve a tutti ragazzi, mi chiamo Amedeo. Oggi finalmente la mia ragazza si esibirà per la prima volta in questo favoloso stadio. Sapete, è la prima volta che si esibisce. Ma che diavolo? Clarissa, che ti succede? Stai bene? Ma che cazzo? Vuoi esibirti in questo stato? Ehi, ma quelli che cazzo vogliono fare? Oddio, ma che cazzo sono quei cosi? Ok, sono pronto, possiamo andare in spiaggia. Oggi è anche una bella giornata. Sì, infatti, andiamo a prendere Elisa. Take it easy there, homie. Buongiorno, ragazzi. Prima avete visto tutti quei soldati? Secondo voi dove andavano? Non lo so, certo che è strano. Crystal, accendi la radio e vedi se stanno dicendo qualcosa a riguardo. Va bene.
Ripeto, tutti i cittadini sono invitati a fare scorse di acqua e cibo per almeno 2 settimane. La provenienza del fenomeno a cui andremo incontro è del tutto sconosciuta. Ma è su tutti i canali, però si vede che lo cavano in molti, con questo traffico per strada. Ma che cazzo sta succedendo qui? Guardate, ancora qui i soldati. Proviamo a chiamare il presidente Federico, forse saprà spiegarci quello che sta accadendo. Buona idea. Ragazzi, siete voi? Per fortuna state bene. Salve Federico, può spiegarci cosa sta succedendo? Ci sono soldati dappertutto. Vi spiegherò tutto dopo, adesso andate sul palazzo più alto di Los Santos. Manderò un elicottero a prendervi. Cercate di stare attenti, ragazzi. Presidente, pronto? Ha riattaccato. Che cosa ha detto? Ha detto solo che ci manderà un elicottero sul palazzo più alto di Los Santos, senza un motivo valido. Perché cazzo qui è tutto distrutto? Sembra che ci sia stata una guerra. Non lo so, meglio se andiamo dove ha detto Federico. E quelli cosa cazzo sono? Scappiamo, sono in troppi. Cazzo, quasi mi stava prendendo quella cosa. Provo a chiamare di nuovo Federico. Niente, non funziona. Non c'è linea. Proviamo ad andare nella sua sede, magari è lì. Ok, andiamo. Il problema è che adesso la squadra con l'elicottero che ci aveva mandato Federico non ci troverà. Chissà come sono questi tizi che il presidente vuole che andiamo a prendere. Dice che sono maghi con la Desert, sono i suoi uomini più in gamba. Sarà. Comunque ragazzi, cos'ha Phil? È fermo così da un sacco di tempo. Phil, che cazzo ti prende? Hai mal di testa per caso? Oddio, ma cosa? Oh madonna, cazzo stai fermo! Oh no, aiuto! Ragazzi, vado solo io, voi restate in auto. Non voglio che vi accada qualcosa. Cos'è questa lettera? Sembra sia stata lasciata da Federico. Crystal, lo hai trovato? No, ma adesso dobbiamo andare, non c'è tempo da perdere. Vi spiego durante il viaggio.
Federico ha detto di prendere l'antidoto che si dovrebbe trovare qui. Tu intanto vai a chiudere i cancelli dell'area 51, così saremo al sicuro. Ok, ma voi mi raccomando state attenti. Chiusura cancello principale in corso. Ehi, tu. Chi cazzo saresti? Mi sono svegliato qui ed avevo una grande astinenza da canna e ho fumato qualsiasi cosa che mi capitasse a tiro qua. C'erano quelle medicine che salivano. Che buone. Crystal, vai a controllare se è rimasto l'antidoto che ci ha detto di prelevare Federico. Nel frattempo tengo d'occhio sto drogato. Ma io ti faccio fuori, brutto drogato del cazzo, non c'è rimasto niente. No, aspetta, fermo, non ucciderlo, forse l'antidoto gli ha fatto effetto e tramite gli scienziati di Federico possiamo ricavare di nuovo la cura. Scusate ragazzi, non capivo niente in quel momento, ero davvero in astinenza. Ok, non ti uccido, per il momento. Domani mattina ti porteremo da Federico e nel caso tu creassi qualche problema, lui si sbarazzerà di te. Adesso cammina e rimani vicino a noi. Brutti bastardi, lì fuori non potete fare niente. Ho attivato il generatore di emergenza per far chiudere l'ingresso principale. Voi avete trovato l'antidoto? Purtroppo no, questo stronzo se l'è fumato tutto, ma forse abbiamo ancora una speranza. Stasera durante la cena ne riparliamo meglio. Adesso vorrei controllare se ci sono buchi in questa recinzione. Ok, io nel frattempo vado a vedere se in questi depositi c'è del cibo. Dobbiamo riuscire ad uscire da qui, senza essere sputtanati da quei zombie da dietro la recinzione. Voi cosa proponete? Io propongo di affrontarli, aprendo la recinzione e farli fuori uno ad uno. Io suggerisco di non rischiare e di farli allontanare dalla recinzione, con qualche pezzo di carne buttato lontano da lì. Sì, effettivamente sarebbe più sicuro fare così. Va bene, allora io nel frattempo vado a svegliare quel drogato di merda, così ce ne andiamo da questo posto. Ok, allora io vado a prendere un pezzo di carne. Io vado a prendere delle provviste e delle armi per il viaggio. Dai forza, svegliati, brutto drogato, dobbiamo andarcene. Oh, ma che cazzo fai? Brutto bastardo, zitto e cammina. Sì, ma stai calmo. Don't mess with me.
Perfetto, ha funzionato. Bene. Federico in quel biglietto aveva scritto di raggiungerlo alla portiera di San Piero, quindi dobbiamo andare lì. Oddio, fermati. Cosa è successo al ponte? Restate in auto, vado a controllare. Niente, è completamente distrutto. Adesso siamo costretti a passare per le campagne per raggiungere Federico. Non abbiamo scelta. Non dirmi che è morta. Lasciatemi solo con lei, andate da Federico. Non ti lascio qui nemmeno se dovessi salvare il mondo da solo, io ti aiuterò fino alla morte. Ti ho detto di andartene via, io me la caverò con lei, è ancora viva. Nel caso mi difenderò con la mia pistola. Va bene, ma appena arriverò da Federico, ti farò inviare subito una squadra di soccorso. Vai, va. Ok, ma mi raccomando, stai attento. Noi torneremo il prima possibile. È meglio proseguire. Lui saprà cavarsela. Presto, nascondiamoci in quel camper. Ah!
Ehi, guarda lì, c'è una chiave. Sarà la chiave del camper. Presto, prendiamola e proviamo a metterlo in moto. Cazzo, sono tantissimi, non ce la faremo mai a passare. Presto, fai retromarcia. Insomma, cazzo, ti muovi? È finita la benzina, siamo a secco, porca puttana. Oh mio Dio, presto, saltiamo sul camper. Ma cosa cazzo? Muoviti a scappare, drogato di merda, non farti prendere. E guarda, che figo, a me sembra che non mi caghino per niente, è come se per loro non esistessi. Già, è vero, tu ti sei fumato tutto l'antidoto. Allora presto, corri alla portaerei e cerca il presidente Federico, digli che sono qui e fagli mandare un elicottero a prendermi. Se prosegui diritto sull'autostrada ad un certo punto vedrai la portaerei. Va bene, allora io vado, puoi contare su di me. Sì certo, proprio perché sei un drogato, potrò stare tranquillo. Speriamo bene, ho dimenticato anche la mia pistola nel camper. Ciao stronzetto, ti conviene darci tutto quello che hai? Io non ho niente, lasciatemi stare. Allora dici dove sono i tuoi compagni. Io non ho nessun compagno, ora per favore andatevene. Perfetto, se stanno così le cose allora ci divertiremo un po' con te, se non ti spiace. Aiuto, fermatevi, basta, basta. Ma quanto cazzo ci mette quel drogato? Non possiamo più aspettare. Basta, questa nave deve partire. Signor comandante, dobbiamo aspettare un altro po', vedrà che arriveranno, non hanno mai fallito. Servono provviste per l'equipaggio. Sono più di 2 giorni che aspettiamo e questi uomini non arrivano. Basta,
Dobbiamo partire. Non aspetterò un minuto di più. Lei non può fare di testa sua. Le ricordo che io sono il presidente e deve starmi ad ascoltare. Qui c'è in gioco la salvezza dell'umanità. Lei deve obbedire a noi, altrimenti ne subirà le conseguenze. Voi comanderete anche San Andreas, ma vi ricordo che qua siamo sulla mia nave, e detto io la legge. Adesso basta, incarcerate questi due e assicuratevi che non ci diano fastidio. Sorry, my fault. Ma dove sarà il presidente? Ehi, ma è lui? Che sta succedendo? Perché lo stanno imprigionando? Questo è davvero un colpo basso, sa? Lei la pagherà per questo. Io non pagherò proprio niente, è lei che si aggrappa a false speranze. Ormai il mondo sta andando a puttane e noi pochi dobbiamo cercare di sopravvivere. Vedrà che mi darà ragione. Tu chi sei? Mi chiamo Willy. Presto, non c'è tempo da perdere. Dovete andare a salvare Dade, che si trova bloccato dagli zombie qui di fronte, sull'autostrada. E perché sei venuto tu? Ho ingerito tutto l'antidoto che c'era nell'area 51. Mi hanno mandato qui per fare in modo di ricavarne uno nuovo da me, perché mi ha fatto effetto. Va bene, ho capito. Ti porteremo dai nostri scienziati. Andrea, prendi la M4 di questa guardia, dobbiamo disarmare tutto l'equipaggio ed impedire la partenza della nave. Su, sbrighiamoci. Esaminate subito quest'uomo, ha ingerito tutto l'antidoto contro gli zombie, bisogna rifare la cura. Va bene, adesso ci pensiamo noi. Presto, andiamo a disarmare tutti gli uomini. Thank you.
eccoli finalmente. Signor Presidente, è un piacere rivederla. Dove sono Cristal e Belisa? Presto, non c'è un minuto da perdere, loro sono in mezzo alle campagne, vi indico la strada. Ok, perfetto, allora muoviamoci. Tieni duro, Elisa, vedrai che arriveranno presto. Oh no cazzo, questa non ci voleva. Dannazione, sono troppi. Non ce la farò mai. Sono loro, sono arrivati. Prendete questo, zombie di merda. Cosa credevate di fare? Se tardavate di 10 secondi probabilmente saremmo stati spacciati. Che vuoi che siano una sessantina di zombie per noi? Adesso andiamocene da qui. Oh cazzo, dietro di te. Su forza, prendiamo Elisa e filiamo via. Sapevo che avrei dovuto fidarmi di voi fino alla fine, adesso torniamo alla porta aerei. Figli di puttana, fatemi uscire. Questo è un sopruso. Stai zitto, comandante del cazzo. Altrimenti ti butto in mare, quindi vedi di non rompere. Sicura che adesso ti senti meglio? Sì, stai tranquillo. Ti ringrazio per essere stato vicino a me per tutto quel tempo. Ok, però mi raccomando, se hai ancora dolore diccelo. Federico, puoi spiegarci cosa diavolo sta succedendo e perché sono spuntati tutti questi zombie per le città? Volete sapere la verità? Non lo so neanche io con certezza, ma si tratta sicuramente di qualche esperimento non andato a buon fine da parte di alcuni scienziati.
Ho sentito delle voci che dicevano che stessero facendo degli esperimenti sull'immortalità, ma la cavia su cui sperimentavano questo è fuggita dal laboratorio. E ha diffuso questo strano virus, se così vogliamo chiamarlo. Per fortuna noi eravamo riusciti a recuperare l'antidoto e a custodirlo nell'area 51. Presidente, ci sono buone notizie. Siamo riusciti a ricavare il nuovo antidoto esaminando il ragazzo, ma adesso ci vorranno almeno 2 o 3 mesi per poterlo produrre in massa e diffonderlo alla popolazione. 3 mesi sono troppi, voglio che riuniate qui tutti gli scienziati rimasti in vita al mondo e che il vaccino sia cominciato ad essere diffuso tra 1 mese, chiaro? Al lavoro! Voglio che l'antidoto sia spedito ovunque, ogni parte delle città, l'umanità deve avere ancora una speranza. Sopravvissuti, qui è il presidente che vi parla. Gli aerei stanno sorvolando le città e stanno sganciando degli antidoti che vi renderanno invisibili agli zombie. Ripeto, qui è il presidente che vi... Gli aerei stanno sganciando gli antidoti, l'umanità può tornare a sognare. Il presidente che vi parla, gli aerei stanno sganciando gli antidoti.